La perdita di Greggio Alcova ancora in primo piano nel nostro TG. Oggi il confronto a Roma tra il presidente della regione Marcello Pittella e il ministro dell'ambiente Galletti. Presentato in regione il primo pacchetto bandi per l'anno 2017 del PSR Basilicata 2014-2020. Entra nel vivo la campagna elettorale nei comuni lucani chiamate alle urne il prossimo 11 giugno a Policoro, la presentazione ufficiale del candidato sindaco Enrico Mascia. Lo sport, il Rotonda conquista la Coppa Italia di promozione battendo ai rigori il Ferrandina. Matera nel pomeriggio a Venezia per cercare di portare a casa la Coppa Italia di Lega Pro. Come ogni mercoledì, al termine del TG torna l'appuntamento con Beauty & Makeup. Oggi puntata speciale, la nostra estetista Marianna Grieco risponde alle domande dei telespettatori. Ben ritrovati con l'informazione sulla nuova TV, lo avete sentito dai titoli in primo piano nel nostro TG, c'è ancora la perdita di Greggio al Centro Oli di Viggiano. Oggi a Roma incontro tra il presidente della regione Marcello Pittella e il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti, incontro che dovrebbe essere iniziato da poco e del quale vi riferiremo nelle prossime edizioni del nostro TG. Intanto in Val d'Agri si continua ad emungere il liquido contaminato 24 ore su 24 e c'è attesa per la nuova conferenza di servizi in programma nella prima settimana di maggio. Ci aggiorna Michelangelo Russo. Dovrebbe svolgersi il 4 maggio la conferenza di servizi sul nuovo piano ENI per la caratterizzazione dell'area intorno al centro olio Val d'Agri. Il primo studio dell'inquinamento causato dalla fuoriuscita di petrolio all'interno dell'impianto, lo ricordiamo, è stato bocciato il 28 marzo. Intanto proseguiranno le indagini secondo il nuovo programma elaborato dalla compagnia sulla base delle integrazioni chieste dai vari enti preposti alla fine del mese scorso, con l'obiettivo di capire l'estensione della contaminazione. Al momento nei pressi della fossa del Lupo si starebbero pompando 30.000 litri all'ora di liquido inquinato, smaltiti ancora tramite autobotti, in attesa di capire se entrerà in funzione il depuratore mobile arrivato dalla Sardegna, che dovrebbe ripulire i fluidi per poi inviarli al consorzio industriale ASI. E al 15 marzo sarebbero stati emunti in totale 1.980.000 litri di liquido contaminato. Intanto lunedì ARPAB ha campionato sorgenti e canali in territorio grumentino. Acqua è stata prelevata per le analisi anche dal torrente Casale. Come richiesto da Pietrantuono e Pittella, i sindaci valligiani, dopo la riunione d'urgenza presso la prefettura di Potenza di sabato scorso, hanno inviato alla regione mappe dei corsi d'acqua che confluiscono nel fiume Agri, immissario principale del lago Pertusillo, con particolare riferimento a quelli della sponda sinistra. I timori maggiori restano legati al rischio contaminazione della diga, mentre il perimetro dell'inquinamento in vista della bonifica è ancora tutto da delineare. E intanto riguardo Alcova ci sono altri dati che preoccupano. ARPAB ha evidenziato infatti un picco delle concentrazioni di acido solfidrico dopo la fiammata verificatasi fra il 24 e il 25 ottobre scorso, incidente che a detta della compagnia non aveva comportato alcun rischio per la salute e l'ambiente. Sentiamo Fabrizio Di Vito. Un preoccupante picco delle emissioni di acido solfidrico a poche ore di distanza dall'ultima fiammata anomala al Cova di Viggiano, verificatasi lo scorso 24 ottobre. E quanto evidenzia l'ARPAB nel rapporto relativo al monitoraggio della qualità dell'aria effettuato dalla postazione mobile di Montemurro, situata a circa 8 km di distanza dall'area industriale di Viggiano, è ritenuta utile e significativa a fornire dati della qualità dell'aria e a rilevare eventuali rilasci di inquinanti dal Cova. Dall'esame dei dati degli inquinanti monitorati in occasione dell'evento visibilità della torcia del Cova si sono registrati valori di concentrazione dell'acido solfidico più alti rispetto ai valori medi dell'intera campagna durata circa un mese. I primi superamenti si sono registrati nella tarda serata del 24 ottobre, ovvero ad un paio d'ore di distanza dallo sfiaccolamento della torcia di sicurezza del centrolo di Viggiano. Il picco di concentrazione maggiore dell'acido solfidrico si è registrato tra l'1.10 e l'1.20 della notte.
All'indomani della fiammata anomala, l'ENI aveva fatto sapere che si era verificato un arresto dell'unità di carico del termodistruttore del sistema di trattamento del gas, a seguito del quale il gas era stato convogliato nella torcia. Incidente che, a detta della compagnia, non aveva comportato alcun rischio per la salute e l'ambiente. Nelle ore immediatamente successive all'anomalia verificatasi all'interno dell'impianto ENI di Viggiano, però, nei pressi del COVA si è registrato, seppur per un lasso di tempo abbastanza limitato, un vero e proprio picco delle concentrazioni di acido solfidrico. Incidente sul lavoro a Spinoso, dove un uomo di 54 anni è stato travolto stamane da un trattore. Pronto l'intervento dei sanitari del 118 che hanno trasferito il ferito in codice rosso al San Carlo di Potenza. Il 54enne ha riportato lo sfacelo traumatico di una gamba. Questa mattina i lavoratori della Tecnomec, società appaltatrice del cantiere della Total, hanno inscenato un presidio di protesta al sito di Corleto Perticara. Una settantina di dipendenti, tra cui molti operai lucani, non ricevono lo stipendio da febbraio e per la società si prospetta la dichiarazione di fallimento. Una situazione, quella della SRL pugliese, in cui, a detta dei lavoratori, verserebbero numerose altre aziende impegnate nella realizzazione del centro della compagnia francese. Senza risposte certe e celeri circa le spettanze arretrate, i lavoratori si dicono pronti a scioperare ad oltranza. Ammonta circa 4 milioni di euro la dotazione finanziaria destinata al pacchetto di bandi disposto dal Dipartimento Politiche Agricole della Regione nell'ambito del PSR 2014-2020, competitività, ambiente e ricerca, gli assi portanti dei bandi. Sentiamo Mariolina Notar Giacomo. L'obiettivo è la competitività, per il raggiungimento del quale il Dipartimento Politiche Agricole della Regione Basilicata punta tutto sull'innovazione e sulla ricerca. Le risorse ci sono e sono quelle messe a disposizione per il PSR fino al 2020 dalla Comunità Europea, anzi è necessario incanalarle al meglio affinché non si rischi il disimpegno, ma a detta dell'assessore regionale Luca Braia si sta lavorando senza soluzione di continuità. C'è la celerità con quale stiamo mettendo in campo i bandi per non arrivare al termine della programmazione con ingenti risorse non ancora impegnate. Stiamo provando a dare una scossa da questo punto di vista e lavorando in questo periodo, in particolare il 2017, con questo primo bando, a mettere in piedi un processo che punti all'innovazione e alla ricerca, ma anche all'aggregazione, tant'è che nei prossimi giorni, le prossime settimane, questo primo pacchetto seguirà un secondo pacchetto molto più sostanzioso che riguarda esattamente il sostegno all'aggregazione come modalità di fare produzione agroalimentare, puntando molto in particolare sulla trasformazione del prodotto, sulla lavorazione ma soprattutto sulla commercializzazione, perché riteniamo che questi siano gli elementi deboli della catena del valore dell'agroalimentare di Basilicata. Il primo pacchetto di finanziamenti per il 2017 è pronto e prevede l'attivazione di nuovi bandi a sostegno di tre settori specifici con una dotazione complessiva di circa 4,3 milioni di euro, di cui 2,8 da destinare a progetti di cooperazione relativi all'innovazione e alla ricerca previsti per la misura 16.1 in scadenza a fine maggio. 1,5 milioni sarà destinato per la misura 10.2 a iniziative in favore della conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, i cui progetti potranno essere presentati entro il 15 giugno prossimo. Nel corso dell'incontro con la stampa, al quale erano presenti le associazioni di categoria e gli operatori di settore, sono stati illustrati gli esiti dei due bandi per lo sviluppo rurale destinati ai comuni, attraverso i quali viene data attenzione alla promozione di servizi alle comunità locali dei territori a vocazione rurale. Il piano di sviluppo rurale non è solamente sostegno alle produzioni, anche se è maggiormente questo, ma è anche sviluppo rurale, quindi anche tenuta del tessuto della comunità, in questo caso di Basilicata, che è rurale al 100%, quindi i 131 paesi e le loro aree periferiche hanno la possibilità di intercettare finanziamenti da parte la Regione Basilicata per il tramite del PSR mette in campo per infrastrutturare da un punto di vista sportivo, dei servizi sociali, per infrastrutturare le aree rurali e
renderle più fruibili alla comunità, per evitare appunto quel processo di spopolamento su cui sempre dobbiamo, che dobbiamo sempre osservare e cui dobbiamo provare a dare risposte. Il comparto agricolo sta dando delle risposte a questo problema dello spopolamento? Ci sono dei giovani che si avvicinano al settore? Abbiamo messo un bando in campo, un bando da oltre 24 milioni di euro, che ha già visto l'inizio delle attività per 183 giovani, e la seconda finestra, già conclusa qualche settimana fa, è in fase di istruttoria. Ci sono ben 805 domande che attendono chiaramente una risposta. Ne intercetteremo i altri 183 che si sommeranno ai primi 183. Ma come conciliare la competitività delle filiere produttive lucane con le questioni ambientali con le quali si ritrova a che fare la Basilicata? I temi ambientali sono temi nei quali l'agricoltura deve dare il proprio contributo e deve imparare a coesistere. È chiaro che la tutela è una tutela a tutto tondo che il sistema Basilicata sta provando a mettere in campo in maniera chiara ed efficace, e io credo che riorganizzare il sistema di sviluppo puntando su agricoltura, turismo e ambiente sia una scelta politica da perseguire perché, ripeto, recupera e intercetta le caratteristiche della nostra terra. E andiamo avanti con la cronaca. La polizia ha denunciato all'autorità giudiziaria due persone. Una si sostituiva all'altra agli esami per il conseguimento della patente di guida. Al vero candidato la patente era stata revocata per azzeramento punti. Il primo, classe 1964, residente in provincia di Foggia, dietro compenso in denaro, aveva alterato i documenti in modo da sostenere le prove per il conseguimento della patente di categoria B attraverso la sostituzione delle foto originali sui documenti forniti alla motorizzazione apponendo firme false. I due dovranno rispondere dei reati di sostituzione di persona, falsificazione di documenti, false attestazioni a pubblico ufficiale e induzione all'errore. Dall'inizio dell'anno continua l'ascesa di ore di cassa integrazione richieste dalle aziende. A renderlo noto è la UIL, evidenziando che in Basilicata nel primo trimestre dell'anno si è registrato un incremento di ore autorizzate di cassa integrazione del 110% rispetto al primo trimestre 2016 e un aumento di 1.002 lavoratori sempre rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Il sindacato ha rielaborato su scala regionale i dati del secondo rapporto 2017 sulla CIG del Centro Studi del Lavoro su fonte INPS. In particolare, nel primo bimestre di quest'anno, è specificato nel comunicato, il ricorso alla cassa integrazione ha registrato un aumento che in valori percentuali è maggiormente evidente in Basilicata, più 387,6%. A marzo si stimano in 1.908 su oltre 230.000 in totale i posti di lavoro salvaguardati dall'ammortizzatore. I dati mostrano quindi una palese differenza di nuove aziende che accedono all'ammortizzatore sociale. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Global Service, società cooperativa impegnata principalmente nei campi dell'accoglienza e dell'integrazione per lo sviluppo di un welfare sociale sempre migliore. Immigrati, anziani e minori rappresentano il target di persone a cui si rivolge principalmente Global Service, allo scopo di garantire loro il diritto ad una vita dignitosa. Per informazioni, via della Tecnica 24 8500 Potenza 0971 1940 572, info@globalservicesociale.it. Segnala ingiustizie, disservizi ed eventi e manderemo in onda i tuoi video nella nuova TG. Contatto diretto con la nuova TV. Manda foto e video al nostro numero WhatsApp 346 83 53 824. E dopo la pubblicità ripartiamo dalla cronaca. Sarà l'autopsia effettuata stamane a Livorno a far luce sulla morte di Stefano Perrone, l'infermiere di 32 anni originario di Maratea, trovato in fondo ad una scarpata nel territorio di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno. Il giovane era uscito venerdì pomeriggio per un giro in bici, la sua grande passione. Quando domenica il cadavere di Stefano Perrone è stato ritrovato, la sua bici non c'era più. Qualcuno l'ha rubata, molto probabilmente
probabilmente nella notte tra sabato e domenica. Ed è questo uno dei misteri ancora da risolvere. Molti testimoni, infatti, hanno riferito di aver notato quella bici appoggiata ad un muretto lungo la strada nel pomeriggio di sabato. Sulla dinamica dell'incidente, invece, sembrano esserci meno dubbi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 32enne si è fermato per un bisogno fisiologico ed è scivolato in un dirupo, andando a sbattere violentemente con la testa. I funerali del 32enne si svolgeranno venerdì pomeriggio nella chiesa di Gesù Salvatore di Praia a Mare, in provincia di Cosenza. Voltiamo pagina, è ormai entrata nel vivo la campagna elettorale nella città di Policoro tra i comuni lucani chiamati alle urne il prossimo 11 giugno. Ieri la presentazione ufficiale del candidato sindaco Enrico Mascia. C'era per noi Cristina Libonati. Orgoglio di appartenenza. Questa è la motivazione che ha spinto l'ammiraglio Enrico Mascia a concorrere per la poltrona di primo cittadino alle amministrative che l'11 giugno vedranno i cittadini di Policoro impegnati alle urne per eleggere il loro nuovo sindaco. Enrico Mascia ha ufficializzato la sua candidatura presentandosi ai cittadini nella sede in piazza Ripoli. Io sono qui dal 1958, appartengo a questa comunità. La candidatura esprime questo orgoglio di appartenenza. Obiettivi per l'immediato e per lungo periodo. Il nostro programma si caratterizza per proposte nell'immediato, il decoro urbano. All'indomani dell'11 giugno, ove tutto vada come mi auspico, saremo in piena stagione estiva. E quindi il primo obiettivo è ridare dignità alla fascia di prossimità costiera, nel senso di procedere a una bonifica del territorio, in modo che alla bandiera blu si associ una bandiera verde. Nel primo di una serie di incontri tematici, il candidato sindaco, insieme ai rappresentanti delle liste, ha illustrato il suo programma elettorale. Candidato per la coalizione di centrosinistra, Mascia sarà sostenuto dal Partito Democratico, Alleanza di Centro, Uniti per Policoro, Lavoro e Sviluppo e Casa dei Moderati. Sarà quindi una corsa a quattro, quella delle amministrative nella cittadina ionica. La candidatura di Mascia infatti si aggiunge a quella dell'attuale sindaco Rocco Leone, del capogruppo di Policoro Futura Gianni Di Pieri e della pentastellata Olga Renata Colletta. Nel 2016 il garante del contribuente della Basilicata, Domenico Antonio Zotta, ha trattato 104 segnalazioni, 53 delle quali sono state definite. Lo ha annunciato lo stesso Zotta in vista della presentazione al Parlamento e al Governo della relazione sull'attività svolta. Secondo il garante, l'esperienza di un anno ha indotto ad incentrare l'attenzione sulla necessità di ridimensionare l'invadenza della mala burocrazia ed è quindi necessario ottenere la liberazione dell'ufficio del garante del contribuente dalle pastoie burocratiche. E siamo allo sport, appuntamento con la storia per il Matera. Oggi pomeriggio alle 17 allo stadio Penso contro il Venezia, i biancazzurri affronteranno i lagunari per la finale di ritorno della Coppa Italia di Lega Pro, un trofeo mai conquistato dal Matera, che ha nella sua bacheca quella di Serie D vinta nella stagione 2009-2010 nella doppia finale contro il Voghera con l'attuale allenatore del Lecce Rizzo in panchina. L'unico superstite di quella finale è Carretta, che nella gara d'andata mise a segno anche una rete. Quello di oggi però è un evento storico che gli uomini di mister Auteri proveranno a far diventare indimenticabile per tutti i tifosi biancazzurri. Il Matera parte dal minimo vantaggio derivante dalla vittoria di misura ottenuta al 21 settembre nella finale di andata. Ne stiamo vedendo le immagini grazie alla rete di Negro, ma ovviamente non è condizione sufficiente per sentirsi al sicuro. Il Venezia è avversario forte di grande valore tecnico, visto che l'11 di Inzaghi ha ottenuto la promozione in Serie B un paio di settimane fa. I lagunari dal canto loro proveranno ad impreziosire la propria stagione con la conquista del trofeo. Ed ora parliamo della festa biancoverde di ieri pomeriggio al Coviello di Viggiano. Il Rotonda ha conquistato la Coppa Italia promozione battendo ai calci di rigore un Ferrandina Maidomo. Il servizio è di Daniele Corbo.
Il pronostico sarà anche stato rispettato, ma il Rotondo ha dovuto faticare molto più del previsto per aver ragione del Ferrandina nella finale di Coppa Italia promozione andata in scena al Coviello di Viggiano, trofeo da quest'anno dedicato al compianto Mauro Tartaglia. Troppo sprecona la squadra di Mister Mazza, troppo sprecone Cantisani che fa quello che vuole sulla fascia destra ma perde lucidità sotto porta, e non è un caso che le due reti siano arrivati da calci da fermo. Disordinato il Ferrandina, imprecisi biancoverdi. Fino alla mezz'ora del primo tempo è assedio del Rotondo, almeno 4 le occasioni nitide vanificate. Prima del riposo i rossoblu crescono ma senza creare troppi pericoli a Barilaro. Poi da corner trovano il vantaggio grazie a Gallitelli che al 42esimo insacca di testa. Nel secondo tempo il leitmotiv non cambia, ma questa volta i biancoverdi impiegano solo 7 minuti per andare a segno. Su punizione Lombardi imbecca Melella che con precisa incornata batte fra Calvieri. I lupi del Pollino si avventano contro la difesa avversaria a caccia dell'immediato vantaggio, ma ci si mette anche un pizzico di sfortuna quando la rovesciata da Cineteca di Casciaro si stampa sul palo. Il Rotondo reclama un rigore, il Ferrandina un'espulsione, proteste sempre moderate comunque, il match si mantiene corretto fino alla fine. Qualche scaramuccia invece fra le due nutrite tifoserie subito rientrata. L'incontro si incanala così verso i supplementari e viene fuori solo il Ferrandina, prima con un bel tiro di Morelli dal limite dell'area e poi due volte con Ruva che ci prova prima di testa e poi di tacco trovando l'intervento miracoloso di Fiore. E così calci di rigore, il Ferrandina sbaglia il terzo con Grieco, l'errore al quinto di Sturino sembra riaprire i giochi, D'Angelo però fallisce malamente il penalty decisivo che avrebbe prolungato la sequenza ed è festa biancoverde. Avessimo chiuso il primo tempo 4-0 non avevamo rubato nulla, purtroppo un calcio d'angolo. Prendiamo gol, pazienza, il calcio è questo qua, bisogna accettare come viene, non ci sono delle regole precise, quindi, e soprattutto quando sbagli non mette la palla dentro, poi la paga. Loro probabilmente pensavano di fare un solo boccone di noi, invece abbiamo tenuto testa a una grande del nostro campionato. In tempi supplementari io pensavo che la nostra squadra scoppiava, invece siamo usciti meglio noi di loro. Nonostante forse loro fanno la vita semi, diciamo, da professionisti, invece noi siamo i dilettanti pure. Siamo sempre più contenti come consiglio direttivo di aver voluto la doppia finale, quella d'eccellenza e quella di promozione, e stasera veramente andiamo a casa contenti. Si svolgerà nella settimana di Ferragosto e precisamente il 17, 18 e 19 agosto la sagra del baccalà e dei prodotti tipici, la data del tradizionale appuntamento estivo che si svolge ormai da oltre 20 anni ad Avigliano è stata stabilita dal comitato composto da operatori commerciali, associazioni ed amministrazione comunale. A renderlo noto stamane in un comunicato stampa, il sindaco Vito Sum e l'assessore al commercio e alle attività produttive Antonio Bochicchio. E da parte mia è tutto, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. Sull'Italia centro-settentrionale la pressione continua a diminuire per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica che tra oggi e domani porterà fenomeni sparsi su gran parte del centro-nord. Sul meridione resiste una relativa area di alta pressione che andrà diminuendo domani, permettendo un moderato aumento della nuvolosità. Sulla nostra regione avremo condizioni di tempo buono sulle zone centro-occidentali, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, a parte locali addensamenti nelle zone interne. Sulle zone orientali avremo una nuvolosità irregolare più intensa sulle zone ioniche per la presenza dello scirocco che porterà aria più umida dal mare. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi e ancora in aumento le massime nel Potentino, con valori sopra le medie. A Potenza minime di 4 gradi e massime di 21, a Matera minime di 9 gradi e massime di 20. I venti proverranno sempre dai quadranti meridionali e andranno aumentando di intensità sulle zone orientali. Il Tirreno sarà poco mosso, lo Ionio risulterà mosso.
Previsione per domani. Il lieve calo della pressione, anche sulle regioni meridionali, favorirà un generale aumento della nuvolosità su tutta la nostra regione, con possibilità di qualche isolata pioggia nelle zone interne nella seconda parte della giornata. Le temperature rimarranno stazionarie su valori massimi sopra le medie del periodo.